Una scena chiave mostra il narratore che tenta di contattare Tyler da un telefono pubblico, il quale riattacca subito dopo, solo per ricevere una chiamata di ritorno da Tyler. Ma avete mai notato qualcosa? C'è un dettaglio che risulta facilmente trascurabile, cioè il telefono pubblico porta un cartello che dice «Non si accettano chiamate in entrata». Questo indizio anticipa uno dei colpi di scena centrali del film. Tyler e il narratore sono la stessa persona. La presenza di tazze di Starbucks nel film non è un caso, ma è una scelta deliberata che riflette la critica del film verso il consumismo e l'omogenizzazione culturale. Starbucks, come colosso dei caffè, diventa il simbolo della commercializzazione e della perdita di autenticità. Rosie O'Donnell, popolare conduttrice televisiva, causò scalpore rivelando il finale di Fight Club durante il suo show, prima che molti avessero avuto l'opportunità di vedere il film. Questo incidente sollevò questioni sull'etica dello spoiler e influenzò anche la percezione pubblica del film al momento della sua uscita. Verso la fine del film, in uno degli ultimi fotogrammi, appare brevemente l'immagine di un pene. Questo dettaglio è un diretto riferimento al lavoro di Tyler come proiezionista, dove lui stesso parla di inserire fotogrammi di pornografia nei film per disturbare inconsciamente il pubblico. Questo atto di ribellione contro le norme sociali e l'industria cinematografica non solo sottolinea il tema della sovversione presente in tutto il film, ma serve anche come ultima risata di Tyler, lasciando il segno nella mente dello spettatore come un gesto audace e provocatorio. L'insonnia del narratore è il motore che innesca l'intera trama del film. Il suo disturbo del sonno simboleggia una più ampia disconnessione dalla realtà e un profondo malessere esistenziale, spingendolo a cercare sollievo e appartenenza in modi estremi. Questa condizione lo porta a frequentare gruppi di supporto per malattie delle quali non è affetto e, infine, a creare il Fight Club. L'insonnia diventa così metafora della ricerca di un'identità e di un senso di comunità in un mondo che percepisce come fittizio e alienante. La comparsa di Lauren Sanchez, una vera giornalista e presentatrice televisiva, nel ruolo di se stessa nel film, aggiunge uno strato di realismo. La sua presenza, insieme al suo vero nome nel reportage delle attività di Project Mayhem, contribuisce a sfumare i confini tra finzione e realtà, immergendo ancora di più lo spettatore nell'universo narrativo del film. La sequenza d'apertura del film, che porta lo spettatore in un viaggio attraverso i meandri del cervello del narratore fino alla canna della pistola nella sua bocca, fu un'impresa tecnica e artistica, e pensate che costò circa $750.000.